passeggeri, il prossimo treno per Metro Rock è in partenza dal binario di Radio Baiano. Questo programma contiene un linguaggio forte, si sconsiglia l'ascolto in compagnia di minori, donne incinte e anziani. Il programma può portare dipendenza, se i sintomi persistono, consultare il medico. Radio Baiano, next station, next generation. Si connesse, allora non si fesse. www.radiobaiano.it. Buonasera. Salve. Buonasera.
Oh, chi è questa voce? Questa voce è strana. Ma chi sei tu? Andiamo via! Siamo qui! Siamo qui come tutti i giovedì in onda su www.radiobaiano.it per una nuova puntata di Metro Rock! Mi piaci tu! Non incredibilmente, non come le settimane scorse, ma come come Dio comanda. Come Dio comanda, siamo in formazione ufficiale oggi. Oggi c'è il 4-3-3 direttamente da Torino! Peppe Insecco! Buonasera. Come tutti i giovedì non siamo soli, ovvero c'è qualcuno qui che ci ruba l'ossigeno. Purtroppo dovremo conviverci, che ci dobbiamo fare. Poi li ammazziamo. Siamo pronti a fare la nostra solita domanda. E Peppe non ascoltava tanto tempo. Che Peppe, infatti, è una domanda... figlio di Troia che non ci sente da Torino. Botta! Ragazzi, voi chi siete? Ma soprattutto, che cazzo volete? Chi siamo? Siamo i Vat Vat Vat, ragazzi. E lo dici così, senza un minimo di vergogna. È vero, dovrei dirlo in maniera molto più... più mesta. Esatto, siamo i Vat Vat Vat, ragazzi. Cosa vogliamo? Vogliamo comunicare quelle che sono le nostre cose. Innanzitutto salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi, ciao. Quei due, tre persone, esatto. Ciao mamma. Ciao parenti. Al qualcuno. Perché parete sempre da acciappi. Sempre da acciappi. E questi siamo noi. Siamo noi tre. E presentatevi. Facciamo. E questa è la giornata. Esatto, cioè Giuseppe, questa è qui, niente. Ricordatevi che siamo in radio, nessuno vi vede. Esatto, niente. Questa è la giornata. Ci sono Andrea, il batterista. Ma da dove? Da Candido. Malattia o no. Da malattia. Canestem cream. Canestem. Te lo posso dire. Esperto Domenico. E poi c'è qui alla nostra destra c'è il mitico Giuseppe, detto Psycho. Sì, che sta un po' alienato come al solito. No, non l'abbiamo notato nessuno. I capelli stanno a posto. È bellissima. Comunque c'è anche quel filo di barba che bene, una donna è sempre il trash predomina nella nostra quotidianità, quanto vedo, sì. In quanto siamo esperti tutti quanti in questa stanza di trash, vero Peppe? E voi che tipo di trash fate? Trash tipo metallico. Ah, ok. Però con un H in più. Che tipo di che cos'è? Musica fate? Che tipo di... presentatevi. Allora, questa cosa che hai in mano, di cui stiamo per parlare ora, si chiama Reazioni ed è un EP di quattro tracce che abbiamo pubblicato lo scorso anno con un'etichetta che abbiamo fondato insieme a degli amici che ci ha supportato in questo anno con cui abbiamo girato molto, abbiamo fatto una cinquantina di date in verità, tra l'altro che chiuderemo il prossimo maggio perché siamo in procinto di entrare in studio e fare il nostro album d'esordio. Full. Da quante tracce? Sarà 36. Non posso dirlo. Triplo album. Non posso dirlo, ma sarà doppia cifra. Okay. E sarà tutto quello che siamo stati. Tripla, uguale. Triplo 7 sono del cavolo, sai, no? DPG. Sbagli di brutto. Bravo. con questo EP appunto si chiama Reazioni. Con questo siamo partiti e questo stiamo portando, perché noi ci siamo visti in verità nel 2015 quando eravamo ancora agli inizi, cioè eravamo partiti da poco e stavamo con indifferenti la vostra concorrenza. Sono andati in quel programma per omosessuali. Quindi prima eravate omosessuali. Dopo l'esperienza stiamo facendo la nostra vita, dovremmo cambiare. Non capite che virilizzare. Allora, tutto questo diciamo, abbiamo tanti amici gay. Sì, come si dice? E neri. E neri. E neri. E quindi io sono un paio neri gay. Neri gay. Da Torino. C'è l'esperienza. Un sacco di neri gay, cinesi pure. Cinesi gay e neri. Cinesi neri. Cinesi neri.
Prima xenofoba. Metal Rock è il programma per chi ha il cazzo. Ma chi ha il cazzo di natura pure in generale, deve avere il cazzo. E soprattutto non ti deve piacere il cazzo. Ho detto una cosa, le regole ci sono ancora. Le regole ci sono ancora. Voi non le conoscete, ma le regole ci sono. Perché voi siete venuti da Indifferenti, quel programma diciamo becero, in cui aveva delle regole serie. Noi non abbiamo delle regole serie, sono solo due, ma sono ferre. Ferre, non le dovete proprio, non potete pisciare a terra. Ok, ok, quindi tu stai a terra, ce la faccio. Ce l'ho, Già, per poco. Cioè, come clima, ancora un po' e avremo il bagno. Ancora un po' e avremo il bagno. Quindi trattenetela. E anche quando no, anche in quel caso lì non si può pisciare a terra. Cazzo, vuol dire il bagno, pisci dove ti pare. La seconda regola, dovete dire almeno una parolaccia a te, almeno una. Allora, avremo niente bestemmie. No, perché ho preso giusto in tempo. Non so se conoscete quei bravissimi ragazzi degli Anno. No, non li conosci? No, Anno. Ah, no. I sconosciuti, sono delle brutte persone che hanno bestemmiato. Tipo, non ci fecero nemmeno finire di dire una parolaccia a testa. Porco, è partito un sì. Bravissimo, non c'era ancora l'epoca. Però. Diciamo che la parola Dio con quella porca devono essere intervallate da molte altre parole. Dio non deve accompagnare nessun cane, nessun porco, nessun mannaggia. Va bene, eviteremo allora. Un pezzo che vi rappresenta tra questi quattro, giusto per far sentire, che vi rappresenta il vostro sound. Ok, sicuramente tra questi quattro è la title track, appunto, che si chiama Reazioni, e c'è, abbiamo pubblicato il video su YouTube lo scorso dicembre, e questa qua pensiamo anche di includerla nell'album, che sia giustamente con un messaggio diverso e con un mastering da album, non da EP. E chiaramente questa qua è Reazioni, e poi ne parliamo. Questo brano praticamente il leitmotiv, che parola, questa è una parolacce, è questa parolacce, ma non così forte. Esatto. Proprio perché è leitmotiv, cioè lui glielo dice, cioè, io non lo so, cioè non hai capelli per dire lei. Mi ha ferito nell'intimo. Dice questo: il modo di reagire è proporzionale alla sensibilità. Quindi e su questa perla, questa è una cosa da indifferenza. Abbiamo visto che abbiamo alzato troppo il livello della qualitativo. Siamo un po' in silenzio. Adesso ci sentiamo Reazioni e lo abbassiamo. E soprattutto vaffanculo. Va, bravissimo. 1-0 Giordano merda. Anche. Fermarsi di scatto, isolarsi dal mondo pensando al futuro. Inquadrando la strada, cercando energie per produrne qualcuno. Bussando alle porte, creando contatti, comunque ammalarsi. Reagendo con gesti mancati o distratti, subendo disagi. Il modo di reagire è proporzionale. Il modo di reagire. Sensibilità. È proporzionale.
sensibilità. Siamo tornati in onda. Domenico, ti ho visto molto attento nell'ascoltare. Stavo leggendo il testo. Perché ci ho aggiunto 4 ore. Leggendo il testo. Incredibile, sa leggere. Ah, ci ho messo in quarto da perché è inglobato, spiegamolo. No, perché, perché ci sta una cosa che mi dà fastidio dietro a questo CD. Cioè? E indovina qual è? È il giallo. No. Il bollino si ha. Mi dà fastidio per due motivi. Perché dà fastidio perché della si ha, eh. Dà fastidio perché copre il testo. E dà fastidio perché sembra che va a coprire una parte del testo. Ma effettivamente non va a coprire. No, effettivamente non va. È solo però io cercavo. Cioè, cazzo è il testo? Non trovo le parole. In tutto questo Gino Paoli ciucciaci la fa. Dovevamo far rilegare. E non c'è più Gino Paoli, vai giù. Ci sta un altro. E deve morire anche lui. Deve morire Gino Paoli. Deve il cazzo. Sembra lo fa un Johnson, non è che mi bella questo pezzo. Che cosa vi ispira queste parole? Questa che è un linguaggio che comunque è facile da capire, però comunque ci sono cose intrecciate. Salti. Vabbè, reazioni è più o meno quello che abbiamo vissuto. Cioè, parlo in quanto sono l'autore del testo. Quello che abbiamo vissuto nel nostro periodo di attività, no? Oppure quello che vivi quando fai musica, cioè fermarsi di scatto, isolarsi dal mondo, pensando al futuro, inquadrando la strada, cercando energie per produrne qualcuno, bussando alle porte quale possono essere etichette, cercando contatti con cui ammalarsi, perché poi ti indossi che poi l'etichetta proprio... sì, reagendo con gesti mancati, perché dice boh, non faccio più questa cosa perché mi ha tutto cazzo, seconda parolaccia, reagendo con gesti ragazzi, mancati, sta vincendo facile lui, sì, parte il treno delle parolacce, delle bestemmie, subendo disastri. Dice poi il modo di reagire è proporzionale alla sensibilità, è il leitmotiv era questo. E poi il ritornello diceva appunto che la reazione scrive il nostro destino, il modo di farlo le diversità. Che profondità. In pratica ce l'ha ricantata. Ma che profondità. La seconda ragazzi. Strofa, vabbè, parecchio. Come abbia, mi sono dimenticato. No, questa qua? Tutti i programmi. Tutti i programmi, ha compreso quello. No, questo no. Questo dillo, no. Questo non fa parte del testo, sicuramente. Le nuove invenzioni e le canzoni costruite a misura su gusti di massa. Senza una smorfia. Ah no, allora va cioè, bene. Praticamente, quindi non c'entra un cazzo, perché senza una smorfia si viene la cosa perfettina che non fa... Finta. Le care passioni, le cieche ambizioni indotte da terzi, tu devi fare questo, devi essere ambizioso, devi fare questa cosa, con azioni mirate, reazioni controllate, senza specchiarsi, cioè senza vedere... ci ha fatto proprio l'analisi la logica. Mai un testo di un pezzo... È stato mai spiegato... E ora fammi il commento sulla canzone. No, dammi le tue osservazioni. Musicalmente era un riff tan, perché era molto hendrixiano inizialmente, poi con i ragazzi insomma l'abbiamo struppiato. Possiamo dire che noi abbiamo invece molte smorfie che sono quasi tutte di schifo, la smorfia però sono reali, bravo, non ti posso dare il 5 perché è il genio fratturato, tipo quando ascoltiamo certe canzoni diciamo infatti l'hai visto prima che sono uscito, no questo è Maria, io esco. Restiamo sempre nel trash. Bellissimo. Bel abbiamo qui un altro CD. Perché abbiamo, questo non è il loro. Abbiamo anticipato. Non è il loro. Abbiamo questo anticipato. È sporco di indifferente. Abbiamo anticipato prima. Puliscilo. Puzza di Francesca. Puzza di Checca. No, ma puzza soprattutto di Nino. Questo. È vero. Ma questo sicuro puzza di Nino. Sotto al tavolo. Comunque, ciao Nino. Abbiamo anticipato prima che i ragazzi sono venuti già qui a Radio Baiano quando c'era il tavolone rosso, quando quando facevamo proprio schifo. Nei giorni belli. Ma ragazzi, anche adesso facciamo schifo. I giorni belli, diciamo. Però c'era qualcosa di diverso. Cosa è cambiato da Vanni and Troop a Vat Vat Vat?
Beh, raga, questo qua, Vanni e Truppe, la demo che c'è in mano che portavamo qui nel 2015 è una cosa fatta proprio in casa totalmente, perché Humed si chiama, è una demo Humed, Humed demo. Homemade. E questo, Homemade. Questo è fatto tagliato a mano. Questo, da questo Martino, è ovviamente un foglio a quattro cartoncini. Esatto, è quello, è lui fatto è lui, da Martino. Però almeno insomma, fatto bene, dai. Fatto bene, sì, fatto dai. Benino, e ragazzi... È una ragazza precisa, a mano proprio. È fatto totalmente a mano. Anche il CD è fatto a mano, infatti fa cagare. Questa povera ragazza, quanti CD ha dovuto tagliare? Abbiamo fatti 100, ragazzi. L'ho stampato poi. No, è la mia ragazza. L'ho pagata in natura. Sborone, esci fuori. Esci fuori. Facciamo uscire queste stronzate. Per questa cosa che hai detto, tu non vuoi più fare sesso. Non vuoi proprio più fare sesso. Basta, infatti. Ma Martina, non ti preoccupare, stava scherzando. Esatto. E comunque è cambiato tutto praticamente. Eravamo sempre noi tre, però era veramente chi. Però non eravate voi tre. No, non noi tre, cioè eravamo noi tre agli inizi, ovvero pezzi cantatorali, sai, molto incentrati sul testo, sempre venatura blues, eravamo noi agli inizi, però pianoforte, chitarra, cioè batteria, leggera, sai, fruste. Poi invece sono vat, mazzate. Infatti, esatto, Vanni, vat. Vanni è in truppo, infatti VAT sono gli iniziali di vat, e vat ripeto tre volte perché devi picchiare. Semplicemente è questo. Cioè, infatti ci piace stare qui. È un'evoluzione. Vabbè, un'evoluzione di della nostra... Abbiamo partorito noi stessi. Infatti sono migliorati anche nel programma in cui andare. Esatto. Sono migliorati soprattutto. Una buona band si vede dal programma... Dal programma di Radio Baiano in cui viene intervistato. Allora, raga, quando esce l'album il prossimo ottobre, l'anno prossimo, quando verremo qui... Nella sede nuova, non verremo qui. Ma qui che fine facciamo? Questa qua diventa... No, lo incendiamo. Potremmo romperlo con una mazza ferrata. No, stai calmo. Con le mani, con le mani tu. Il vetro non ci serve, vero? Posso romperlo? No, il vetro no. Il vetro ce l'abbiamo portato, state calmi, dai. In ogni caso. Vai. Nella formazione come siete? Chi canta? Chi compone? Chi scrive? Secondo me lui non canta perché ha parlato troppo. Esatto, bravo. Invece chi suona la Formula 1? Chi suona? Qual è la Formula 1? Quella cosa di... Hai mai visto la storia tese? Elio e la storia tese, sì. C'è un pezzo, non mi ricordo com'è, qual è quello là con Maccio? Parco Sempione. Ah, Parco Sempione. Facciamo così, chi tipo suona male i bonghi da Dio? No, i bonghi non ci sono, però la formazione è Andrea, la batteria, Giuseppe, i synth, il synth basso, la sinistra, io chitarra, voce e testi in questo, cioè, vedi che il basso non serve? No, il basso c'è, cioè il basso c'è. È la sua mano sinistra. È la sua mano sinistra. Lui fa proprio il basso. Cioè, tutto quello che io faccio quella con buona. Due mani. Dio, due mani. Lui lo fa con una. Ci metto sì, che lo fa comunque meglio di te. Certamente. Sì, fare il basso con la mano sinistra. Sì, così. Per favore, Peppe, vai, torna a Torino. Vai a fare Radio Torino, vai. Senti, ma vogliamo prendere un po' di... Sì, perché tutto questo agitazione che ci ha fatto riscaldare un po'. Oh, raga, ma le dobbiamo sì tutte e quattro. Quello che volete, se no mettiamo altri pezzi. No, praticamente, no, perché questa... Vogliamo mettere questi? No, quelli lasciamo. Ce li abbiamo, Quelli lasciamo dietro. Possiamo mettere SPS, che è un brano Società per azione, esatto, forse. Qualcosa del genere. È un acronimo SPS, e questo non verrà incluso nell'album che faremo, però è un brano importante perché SPS è un acronimo che sta per stupido. Sto facendo una lavagna ipotetica. No, dicevo, che cazzo no. Sta scritto là fuori? No, stupido per scelta o per solidarietà? Bravo, grande, l'hai anticipato. Ha letto il testo. Dov'è il testo? È un fottuto bastardo. Non l'ho perso. È che dietro. Vabbè, allora noi ci sentiamo SPS. Esatto, sono le ultime copie di questo EP. Quindi ragazzi, se vi piace, la sessione è... Accattatevi. Ottate in mano. Cazzo. Ottate in mano. Grazie per me, vai. Sono sempre così commerciale, mi faccio del male. Mi lontano nel superficiale, divento normale. Potrei trovare la via. Nonostante il demotivante, non ci riuscirò.
scelta o per solidarietà. Poco cambi quando perdo, spesso un'identità. È una questione di scarsa personalità. Un posto dove influenzarmi di cose patetiche. Personalità, mondanità, quotidianità. Subito per scelta o per solidarietà. Una spalla su cui piangere, una spalla su cui ridere. Un posto dove influenzarmi di cose. Siamo tornati, attonitando. Siamo dalle stelle alle stelle. Rimaniamo nel... In cui le stelle sono tornate. No, no, rimaniamo nel genere, insomma. Diciamo pure onde, questo pezzo è un po' più suonato cattivo, un sì, po' più libero. Un po' più duro. SPS è appunto questo, vuol dire, no, stupido per scelta. Una spalla su cui piangere, una spalla... Aiuto. Facciamo l'analisi. Fallo tu, fallo tu. Dai, una spalla su cui piangere, una spalla su cui ridere, un posto dove influenzarsi di cose... Influenzarmi. Di cose patetiche. Personalità? Non lo stai reppando, non lo so, non l'ho trovato ancora. Io sto guardando facendo finta di aver ancora cercato. Però dico, insomma, l'avete questa. No, vabbè, però fagliamo finire, dopo gli diamo la 5 euro come è Natale. Dove l'avete registrato preciso? Allora, questo qui, questo EP Reazioni è stato prodotto la scorsa estate, cioè da aprile, insomma. Quindi ha giusto un anno, ma già cioè, non è che ci ritroviamo totalmente in questo EP, perché in un anno sono successi un sacco di fatti, però cioè, è un punto di partenza e l'abbiamo registrato con Emilio Capuano, un nostro caro amico che grande. È un fonico, grande Emilio che salutiamo, che ha fatto i missaggi e le take per Dal Punto di Vista Records, con il mastering l'ha fatto Bob Fix e l'artwork, questo artwork l'ha fatto una nostra amica che si chiama Emanuela Ciotola, che lavora da Ciotola, fa le vetrine, queste cose qua. Ma è una coincidenza oppure è il cognome? No, fa parte della famiglia. Ah, brava, è una Ciotola di famiglia. È una Ciotola. E vabbè, oltre i dolci buoni fanno le... Cazzo, e niente, finisce male stasera. Sta finendo male. Vedo lui che sempre che le sta finendo... Non faceva così. Vuoi respirare? Vuoi uscire un po'? Sentire un po' d'aria? Senti,
oltre ai dolci poli fanno le fanno dicevo le che grandi anche grandi a parte come, a, come artwork che è bellissimo, è figo, fatto bene, è anche, il, anche il proprio il CD, la grafica del sì, del questo CD, è stampato ah no, questa è stampata da Shelve. Shelve ci ha offerto la stampa in verità in questa, perché ci piaceva la situazione, ci ha regalato pure un vinile, ci ha fatto un prezzo veramente vabbè, a soli 49 euro, mamma mia, cioè ci ha trattato bene, è stato un bel fan, infatti salutiamo Shelve. Ciao. Quanto, non per farmi cazzi vostri, quanto vi è costato una cosa del genere? Quanto ci è costato la produzione? Siccome abbiamo fatto in casa, vabbè, intorno con i missaggi, il mastering e tutto il fatto video, con il video compreso, intorno sotto la miglia, sì. Sotto la millanda. Sotto la milla, una millata. Ma più o meno di del primo CD di Nirvana. $490 No, c'era sta cosa dei Nirvana, il primo CD di Nirvana, che ci ha scassato i coglioni per tutta l'adolescenza. Questa chitarra l'ho presa $30 Chi ti è morto, lo sai? È possibile, perché c'è tra stampa, tra... ma adesso è proprio... Anzi, è stata un... Questo vi è costato di meno. Ah, questo abbiamo fatto. Ci è costato, le bestemmie, però, perché ci siamo registrati. Questo qua l'abbiamo fatto davvero con Cubase. Questo 5. Cubase 4. No, 7. Che qua? 7. Sì, ah, versione 7. Artist. Versione artist. Buggato, no? Bellissimo. Super crack. Andrea non è, cioè, non è incapace, mai, veramente, mai visto, mai visto registrare con dei Canon prestati. E con vabbè, sempre meglio prestati che rubati. Esatto, batterie strane e fatta tutto a mano come hai visto. E infatti, cioè, vale 80 euro il prezzo che abbiamo. Va. 80 euro 400 CD. No, certo. Salutiamo nel frattempo Francesco Cugnani, direttamente dal programma che più stava rovinando una voce dal programma più homosex del web. Per Nino, per Nino, sì, non per te, mai per te, per sempre per Nino. Ragazzi, voi state facendo una campagna musicale. Ah, parlando di soldi. Parlando di cose importanti. L'assistino. Sì, abbiamo lanciato questa campagna Music Racer circa 20 giorni fa. Musicaster, ho fatto la figura di merda. No, vabbè, no, ma ho detto, ma forse starà parlando di qualche videogioco, Musicaster. Musicaster! Tipo chitarrino. Andate a fanculo. Ci sta, vai, 2-3 a 1 per me però. No, ma le sue non valgono. Ah, sono quindi sono tra di noi. Lui ha i trucchi, cioè, munizioni infinite. Guarda! Che bestemmiona, no? 5 stelle di bestemmia. Arriva proprio il rapimento, ma realmente 5 stelle di bestemmia. Arriva GTA, Papa Francesco e dice: ci hai ucciso, cioè un pugno di te. Cioè, ma gli spetta un pugno in faccia. Sì, abbiamo lanciato 20 giorni fa in verità, ma io ringraziamo tutti i racer che ci stanno partecipando alla campagna, anche cioè in 20 giorni, in 15 giorni esatti abbiamo raggiunto l'obiettivo, che erano i 4.000 euro e i 200 racer. Quindi è stato incredibile, ma abbiamo altri 40 giorni dove non sappiamo che cazzo fare, 4 ore per me cazzo, che cazzo fare, e ci stiamo pensando. Grazie. Fate beneficenza. Grazie. No, vediamo, perché ci sono tipo gli altri F4 no, che devono fare. No, però cioè, ci sta proprio tutta la radio che ha bisogno di tanta. No, ma il problema qual è? No, quelli là, ok, ci servono per fare, per la produzione dell'album, okay, e tutto il fatto. Però non è che mo ci stanno altri contributi, praticamente. Dovremmo raggiungere altri racer. E stavamo pensando di fare qualcosa insieme per valorizzare. Siccome molti racer sono stati appunto i musicisti con cui, e i gruppi, e le band, gli artisti con cui abbiamo condiviso i palchi in questo anno di attività con le pirazioni in questi 50 concerti, avevo pensato di coinvolgere tutti per fare qualcosa di stratosferico che stiamo cercando di mettere su. Live Aid. Esatto, magari facendo. Cioè, magari una cosa così. Anticipo la cosa, volevamo fare. Senti, qui c'è l'arena comunale. No, ma è una cosa impossibile, volevamo fare. Te lo blocco lo stadio. Se lo blocco lo stadio. Volevamo fare il release party dei Vat dell'album, farlo coincidere con un festival. E far suonare tutte le band che ci hanno supportato, che non sono solo campane, sono pure di fuori, però cioè, ma se vuoi lo facciamo apposta, cioè, no, ma io insisto, ci vuole un supporto, cioè non è facile fare una cosa del genere, tra l'altro ieri, però non è impossibile, perché ieri siamo stati, abbiamo suonato lo Scugnizio Liberato per il Nadiro Direzione Opposte, sì. Ma io, i ragazzi, su, meritano un applauso, perché hanno fatto qualcosa di
apparentemente impossibile. Cioè, vedete, ex carcere minorile, l'hanno valorizzato, hanno fanno corsi di lingua, mo, a parte le stronzate. 4-1 per me. Fanno. Ma non è una gara, perché vinco sempre io a prescindere. Tu stai pure caro. Ne puoi dire 500, ho vinto io. Lui c'ha la non c'è gioco. Non c'è gioco. Sono la Juve, mi dispiace. E hanno fatto sto fatto, quindi si può fare qualsiasi cosa. Cioè noi ieri... Ma anche loro, anche i miei ragazzi. Tra l'altro, di questo stavo parlando di questo parlavamo in macchina, cioè io, ma questi chi cazzo ce lo fa fare 5-1? Chi lo fa fare? Nel senso... No, io soldi non vedo. No. Oh, due cd in tutti i proprio Lucaino, proprio Lucaino, e cattato palloncino i primordi del trash, perché mo esce acuto, tutto studiato, che sei vabbè scuola media, parli poco ma parli bene, nessuno che cosa il momento ogni tanto per entrare erudito, anche voi comunque siete un esempio per questo fatto, in quanto wow, io vi trasferite, fate i big money. Che spettacolo. Stai calmo. Già le valigie pronte. Già si Francesca fuori. Per quei 4-5 milioni di euro che abbiamo alzato. Cioè, dai, allora io non posso portare il pane a casa. Cioè, allora briatore. Non mi passa nemmeno troppo pesante, non mi passa nemmeno per la bamba. Cazzo figa, cioè. Ho vinto io, ci sentiamo un pezzo non loro. Ci sentiamo. Sentiamoci un pezzo. Ragazzi, sceglietelo voi perché la ieri il 203esimo Razer è stato cefrone dei delegati. Grandissimo cefrone. Applauso per grande cefrone. Loro fanno il release party, ma io il 12 maggio noi purtroppo non ci siamo. Dove lo fanno, ragazzi? Fanno il release party all'MMB. Sì. Non hanno chiuso l'MMB. No, è aperto. L'Invidia Lounge. Non lo sappiamo. Vabbè, comunque lo chiuderanno dopo l'inizio parte dei lo chiuderanno la sera stessa dopo averlo finito, perché faranno i buchi a terra, faranno sicuri i buchi a terra con la Cino Leak Session, che è una figata, l'ha portato pure qua, ho visto il video. E poi io ci sentiamo Blackout, che è un pezzone, andiamo in Blackout. Guarda, può fare lo speaker, la faccia del biscotto. Sì, ma tu piace, non piace. Bella e buona sei studata, tutte cose attorno a me, la gente casa faccia, ma non riesce a valere. E non sapeva niente, cosa c'era, già signora Carmel, Blackout. Cazzo di pezzo, Moro. Che cazzo di pezzo, chiudete tutto. Ma Beppe D'Aderino fa gli effetti sonori. Sì, sembra quello di come si chiama? Come si chiama? Quella di polizia. Il nero, una profonda. Ma
Quando si dice nero si dice la persona di colore. Però a differenza di quello profonda che gli faceva la bocca, lui le fa col culo. Allora, con questo Andrea si fode. Cioè, sì, abbiamo fatto tipo la faccia che fa nulla. Facciamo piano. Ho paura. Come l'avete scritto sto pezzo? Questo pezzo. Come blackout, immagino. Questo è perché non c'è la luce, vai giù. Guarda il pezzo. Cioè, i delegati li amiamo. Visto che ci troviamo in argomento, che cosa ascoltate di nuovo underground? Nuovo underground, noi ascoltiamo. Faccio qualche nome, qualche nome. Qualche nome, vabbè. Noi siccome. No. Basta che hanno un, disco in uscita da circa 2 anni. 7 anni. Abbiamo il record. Non lo sanno nemmeno loro, figurati. Non lo dire a nessuno. Ascolteremo anche gli altri F4. Però se siamo ancora vivi, non siamo di vecchiaia. Bravo, sicuro. Ascoltiamo, siccome condividiamo il palco spesso e volentieri, soprattutto volentieri, e soprattutto cioè pure spesso, perché cioè su 50 date che abbiamo fatto è Marzullo. Monologhi. Se 50 date che abbiamo fatto, forse 35 le abbiamo condiviso, non sono, cioè non erano singole dei vat. Cioè 50 figure di merda le abbiamo spartite. Bravo. È sempre una cosa buona. 35 non le abbiamo fatte da soli. È bello condividere i fischi. Perché è bello quando cambi, il palco, dici ma qui stanno sono ancora. No, mi stanno cambiando. Era merda. E quindi ascoltiamo quella merda là. Cioè, delle persone, perché poi cioè, ci sono periodi, soprattutto settimane, soprattutto negli ultimi periodi in cui io personalmente sono saturo di musica. Non ce la faccio più. Cioè, mi viene proprio il. L'ansia, proprio dici basta. Troppa musica, soprattutto live. Mi viene proprio a più a male. Però di conseguenza non sono. Non scrivi. Non sono, cioè, senza tanti pezzi miei e basta. Poi il resto. Cioè, non. Ci sta uscendo. Vabbè, l'anno scorso sono usciti un sacco di bei album, pure quest'anno. Anche perché mo. Cioè, io preferisco andare. Parlo sempre ai concerti live. E quindi c'è mo il concerto di Baustelle e tutta questa roba qua che vado. Ecco chi sei, cantante di Baustelle. Bustarelle. Non sono lui, ma lui mi piace un sacco come scrive. Sì. Mi fa morire. Cioè, forse nel panorama come autore, parlando di Big, perché loro sono Big. Forse è uno dei migliori. Forse è peccato per il cervello fottuto, però per il resto. Sì, c'ho un problema personale. Ah, così che sta alienato, ma quello capita. Io c'ho un problema personale col cantante dei Baustelle. A me fa rapare lei. A lui mi fa sentire male quando mi fa ansiare quando canta, mi fa proprio peggio di Vasco Brondi. No, mi fa sentire sporco, mi fa sentire sporco. Ma scusa, perché Charlie fa surf e tu lo prendi a mano? No, perché lo fa. E quella cosa dico no, sono cattivo. Diciamo che è più una cosa perché che tipo è indifferente, non ci stai dando perché ti senti correndo zucchero. Te la devi guadagnare la fiducia di Pedro Rock. Salve presidente. Salutiamo il presidente. Abbiamo un nuovo, sì. Lui è arrivato adesso. Sì, il grande ritorno. Il teletrasporto. Peppe da te. Aiuto, questo fa. Aiuto, li riportano. Dai, dite qualcosa. Sì. Sì, allora lui è andato molto bene. Allora, ragazzi, visto che adesso facciamo una domanda per far parlare anche loro, ragazzi, parliamo un poco delle influenze personali. Cosa ascoltate, cosa ha influenzato il gruppo? Non la Candida. E cosa a parte la Candida. Quella vale. Cosa ha influenzato il vostro sound nel gruppo? Vai Giuseppe, ha parlato io. Sono stato lui c'ha proprio sonno. C'ho sonno. Non ci voleva proprio, non ci voleva proprio venire. Io qua non ci volevo venire. Grazie. Probabilmente stavamo collassando sicuro adesso. Eppure niente troppo. Oh, io fanno le rockstar. Fai sostenere. Che fanno le rockstar. Io mi senti Nirvana. Vabbè, il primo album $400. Però io l'ho pagato $4.99. No, vabbè, a parte gli scherzi, no, ti dico, vabbè, ti posso dire quello che ascolto ultimamente, sennò ti devo fare sempre la solita caterbia di nuovo, che tu hai sentito, ti sarei tutto i principali. Quello che mo ti senti quello che mo mi sento ultimamente, tipo, sono, vabbè, i Tame Impala, e poi l'ultimo album dei Flaming Lips. Ti è piaciuto l'ultimo dei Tame Impala? Sono molto meno, vabbè. Psycho. Sono molto meno duri, diciamo, però se la sono giocata bene. A perché quei suoni più duri. No, mi sono più simpatico. Ma io non sapevo neanche chi era. Se non era per me non sapevo neanche chi era. Se non era per lui non sapevo nemmeno chi cazzo era. Cioè, l'ultimo album secondo me è stato veramente figo.
come è stata impostata, a prescindere dal rocchettaro incallito o all'ascoltatore medio più sciolto, però le sonorità sono molto particolari, ricercate. Sono segni di Yabba, bravo, cioè sono tante forti. Vabbè, perché loro hanno fatto un'impostazione essendo molto sulla, sul quattro quarti visto. Ma tu dai sui synth e sulle tastiere, sì. ti cazzo, si dice, perdo le parole. Ti ispiri sempre nel trash. Ispiri al tastierista. Guarda, ultimamente con i suoi ritornando un po' le sonorità anni 80. Vabbè, sicuramente un po' più nuove, però cioè, è una buona ispirazione. Cioè, nel senso, se ascolti, magari ti viene qualcosa. Però modo. Anche utilizzando effetti vecchi, tipo, ne so, sul tipo Mellotron, roba varia, però fatti. Vabbè, Mellotron vanno sempre bene comunque. Cioè, cazzo, nel senso, tradizione. Sì, guarda i Nigrita, ci hanno fatto 3 album con Mellotron solo. È innovazione, cioè, diciamo, tra virgolette. Comunque, per quanto mi concerne, mi sento roba proprio che voglio dire pazza, cioè tipo, sono batterista, quindi mi sento, non so, i Nerve, Giorgio Myers, cose, io so cose brutto. Andate ad ascoltare, se sta qualche batterista all'ascolto lo no, so, ma non ti preoccupare che qua c'è Peppe Pidia che sicuramente conosce tutto quello, sì, che ti senti. Peppe Pidia, no, ti conoscevo quello che ti senti. No, anche continuare sti figli proprio le rock, Jack White con la pala. Se, i Dembors pure che sono più vicini ai The Mimbala, tipo queste cose, sì, sono sì, infatti, più un po' così. Se la scena australiana è molto forte. Ma niente, i Bond. Vabbè, ma si sta rafforzando mo, però, negli ultimi anni. Ma il classic rock, cioè, siamo già un sacco di anni. Dagli anni 90 a scendere, quello invece lo siamo ascoltati, secondo me, a morire. Il primo album dei Nirvana, tipo. Ah, Bleach. Il 400. L'unico vero che è grunge, perché poi... Perché poi si sono... Comunque erano meglio i Soundgarden. Cioè, hanno distrutto il grunge, perché poi è diventato spendibile per tutti. Sì, ma noi... Diciamolo che ha fatto bene a sparare. Sì, ma sì, ma queste cose vanno a dire redi indifferenti. E comunque, ragazzi, comunque almeno in Nirvana hanno fatto una cosa buona. 490 euro di no, hanno creato i Foo Fighters. Ma perché sono così cattivo? Perché non abbiamo più 20 anni. Siamo vecchio. No, le amiamo, diciamo. Li amiamo, li amiamo. Sono dei mezzi inventori di un genere, però. Esatto. Tu? Esatto, noi abbiamo... Io, Pop X, Calcutta... Che cazzo dite? Dark Polo Gang! Questa cosa dobbiamo dire, devi uscire fuori! Siamo tutti fan delle... Posso avere una domanda? Che cazzo è Pop X? Ah, io... Pop X, come fai? Aspetta... Finisce qua. Abbiamo appena toccato il punto più alto. No, ragazzi, sta ancora la DPG, che lei è altissima. Ah, ma la DPG è cattiva, frate. Pop X mi piace proprio. È proprio una cosa odiosa. Abbiamo troppo della loro ignoranza. Sono qualcosa. Tu vedi, so. Ma io voglio sapere una cosa. Ma tu veramente sei da Calcutta? Ma sta scherzando, voglio dire, no, palesemente. Solamente guardami negli occhi e dimmi le loro scuole. I Calcutta no. E i Mogadelic. Bethlehem, no, Calcutta. Allora, praticamente, qual è il discorso? Il discorso è che io non sento proprio sta roba. Io odio quello che sente lui, odio quello... No. Odio soprattutto quello che sente lui. Però noi siamo totalmente... Ma lui chi è? Giuseppe. Lui chi è? Cioè, non è che odio, non tanto mi appartiene. È roba melodica, roba così, roba anni 80. Però è bello perché siamo diversi e cerchiamo di andare tutti verso una cosa molto viscerale, naturale. Però siamo diversi. E quindi tu che cosa ascolti? E a Calcutta non lo sento. Sento, so più molto sul classico, in verità. Cioè, sto sempre su... Francesco Araia. No, adesso... Allora, se devo ascoltare musica... non voglio fare, vabbè, sto sempre in quella sfera classica che mi ha formato. Se vado ad ascoltare, vado al centro, cioè vado su Sonny Boy Williamson, che è un bluesman, vado su i Led Zeppelin, per fare nomi più classici, vado su Hendrix, che sta là come sottofondo, come, cioè, quando ti cade tutto addosso, tu stai là, c'è a posto, sono questi, mi sto sottraendo. Loro ci sono sempre. Sanno loro. Però cerco di stare nel 2017 ascoltando di tutto, cioè ascoltando di tutto, cercando di sdocciolare, soprattutto ascoltando te, autori. E il rock è un po' mosso. Sì, ma assolutamente sì. Sta domanda alla radio Friccia. No, è un po' motto. Guarda, ieri non si può fare cazzo di domanda seria in questo programma di merda. Ieri discutevamo su questo, non è che è morto di più.
cioè, morto male, ci hanno anche cagato sopra pure, il cadavere. C'hanno pure, ci stanno pure stuprando il cadavere. Necrofilia. Già in decomposizione, perché sente una puzza di merda. Esatto. Non so se siamo noi o... È qualcosa di... Sono io, sì. Io mi sto decomponendo. No, non significa che la musica... Non significa che la musica sia morta, però. Cioè, che il rock è morto. Il rock sicuramente... Non ci sono più le rock star. No, le rock star... Ah, boh, no, veramente ci sono di più, forse. Cioè, sono fin troppe, forse. Sono costruite, sono quelle iconiche. Non sono reali, cioè... L'ultima rockstar potrebbe essere... Grignani. Eddie Vedder. Grignani, per me. Secondo me l'ultima... A parte l'abbiamo già, no, già nominati prima, per me l'ultima rock band sono i Foo Fighters. Va bene, sì. Ma io purtroppo il discorso è ampio, è per quanto riguarda, siccome noi facciamo musica e vogliamo continuare a farla, io non mi voglio più sbilanciare, nel senso, faccio quello che mi piace. Quello che viene, quello mi piglio. E non me ne strafutta, cioè nel senso, faccio quello che mi piace e basta, se mi piace. Certo, cioè sempre con un po' di amor proprio, eh. Non è che vengo da una scuola totalmente per mettere a fare la canzonetta, sono come, però voglio bene, quindi alla fine giocano. Quindi mai più, cioè, quindi mai più questo. No, questo è stato l'inizio, ma non è che è stata una cosa, guarda, è stata naturale come processo. Se tu senti questo è qua, un'evoluzione. Qua ci sta la mia stanza, un primo pezzo che è blues totale, cioè blues in mia. No, io questo qua ti dico la verità, ma a parte gli scherzi, questo qua non l'ho sentito. Poi un altro pezzo è rockabilly, un altro pezzo è pop puro, ma... Cioè non è che siamo nazi genere, sai? Tipo nazi grammar. Cioè alla fine basta, personalmente sono uscito da... Non, smetto di etichettare, non etichetto più nessuno. Quindi voi che genere basta. Fate? bella domanda. Il genere che facciamo non è... Il cazzo che vi pare. Quello che cazzo ci piace. Cioè, ti ripeto, parte da una cosa canto autorale, diventa una cosa in studio tra di noi rock, tosta, mm-hmm. Perché è canto autorale, ma non è la canto autorale che racconta la storia, è sempre ingazzata. Sì. Cioè perché scrivo nel momento in cui so veramente una cosa mi tocca e mi dà fastidio. Se non lo scrivo, infatti, cioè ultimamente sta andando tutto bene, non sto scrivendo. Sta andando tutto bene, vedi, campagne mi scrivono. Chi è che diceva quando sono felice esco, non scrivo. Cazzo, questo stiamo facendo una figura di merda perché l'ha detto qualcuno di importante. Dov'è Francesca quando serve? Silvio Berlusconi. No, era Lele Mora. Ce ne avevo degli ignoranti. A proposito, siamo sotto Pasqua, ragazzi, adottate un capretto. Fantastico. Altrimenti se lo prende Berlusconi. Non abbiamo parentesi. Vegan, no, lo uccidete e ve lo magnate. Noi ci vogliamo sentire un pezzettino. Bravissimo, perché comincia a fare un po' caldo. Ma io posso sentire questa cosa perché mi è curioso. Kamala. Ok, vai, buttiamola. Kamala. Oh, questo Kamala. È sexy. Che cazzo voglio sapere? Poi dopo voglio sapere perché. Dopo. Ok, vai, sentiamola e poi facciamo il fatto. Facciamo il fatto. Kamala, vat, ciao. Non viziare i rapporti.
cadere in facili tentazioni. Non forzare le discese gravitazionali. Siamo tornati dal cos'è, il terzo segmento di Metro Rock, terzo blocco, vai Jack, tipo Pino Mascotto. Vai Pino. Allora, Domenico, tu che sei il nostro esperto per freno, che cazzo sto dicendo? Esperto di cazzate. Bravo, tu che sei quello un po' più tecnico-tattico, almeno. Ah, devo fare le domande. Beh, fare le domande, la nostra domanda. Però prima loro dovevano dire una cosa importante, dove dovete andare? Ah, ma io, cioè, è importante, dai. Tutte cose importanti, tutto quello che abbiamo detto sono cose importanti. Pure le parolacce. Anche le parolacce. Soprattutto le parolacce. Perdonami, no, sì, da raga, no. Dicevamo, non ci saremo purtroppo alla release dei delegati, e questa cosa ci dispiace un sacco perché loro meritano davvero di essere supportati, perché dobbiamo salire in Liguria. Dovremo salire il fatto delle olive. Bravo. Al mare in Liguria, sì, dall'8 maggio siamo là, una settimana, ci facciamo una settimana di mare. E nel frattempo che state là? Mentre siamo al mare andiamo a fare questa semifinale e finale di Sanremo Rock che ci hanno selezionato. Abbiamo fatto ultimamente una data ai magazzini fermi di Caserta, di Aversa. E siamo passati, come ci hanno selezionato, insomma, sta la giuria. Buono, raga. Bel fatto. E tra l'altro, che i magazzini fermi sono un posto fantastico. Vi siete mai stati? Vi aiuto per andare a vedere musica. Il 29 i Botanici suonano là e noi suoniamo con loro. Quindi se state là, vai io a Caserta, venite là un po' di vat. I mitici Botanici, grandi ragazzi, salutiamo. Hanno firmato il Garrincia, cioè, tra l'altro, roba indifferenti comunque. Sì, sì, roba che non ci sono bravi, in caso noi facciamo gli auguri, esatto, insomma, in bocca al lupo. Soffini. Evitiamo coppia con il stato sociale il Garrincia. Ah, bravo. Peppe lancia le cose. Schifato. No, ragazzi, parlateci un po' di Kamala. Kamala è una donna. Sembra un po' tipo Kabbala. Kabbala? Chi è Kabbala? La Kabbala è la tipo cazzo, è la droga. No, non è la droga. Beh, la droga, no, la droga che non te lo fa ricordare. No, che non te lo fa ricordare la droga. Ah. Ma sono gli esperti della Torah ebraica, cioè quelli che si riunivano. Wow. Wiki Peppe. Peppe Pidia, grande Peppe. Però Kamala invece, anche dovresti saperlo, Kamala. Kamala non lo so. Kamala è pazza Inter Kamala. Vabbè, anche quello. La storia è finita. Che dura, quello non lo so. È una donna che ha insegnato l'amore a Siddhartha, cioè sia in senso morale che in senso fisico, cioè, sta proprio
Esatto, perché anche quelle cose sì, mi ricordo, intelligenti. È un video, Sindana, è un video che mi sembra di aver visto con Siddhartha in gangbang porn sex cam alla porn Radio Baiano. Radio Baiano sono le tag, che sono i tag dei video di Radio Baiano, tutti dei film, quelle cose fake taxi, esatto. Vabbè, vabbè, ciao ragazzi, basta, perché poi da Metro Rock facciamo Metro Porn, Metro Cock. Ma guarda che c'ho una telecamera. E posso, ce n'è un'altra lì. Dovrebbe esserci. In ogni caso, in ogni caso. Posso fare la domanda quella là? Allora, di sapere che noi, a differenza di indifferenti, abbiamo qui un musicista. Ah, yeah. Peppe. Cioè gli ospiti, no? E facciamo questa domanda fighissima. Questa domanda fighissima a tutti gli artisti che vengono qui. Vai. Talmente figa, che io e Peppe tipo non ci capiamo un cazzo. E lui deve fare le battute per contratto. Sì, cioè, ci capiamo un cazzo, però chi ci ascolta dice: oh, ma c'è, sono preparati, ragazzi. Non sono solo, non sono solo cazzoni. Ascolto un'altra musica mentre voi parlate. Tipo, e tutti i musicisti che ci stanno ascoltando capiscono, però. Vai, quindi, Domenico. Quindi tu che cosa suoni nella tua vita? La strumentazione. Ah, vuoi sapere? Wow. Quanti io ho un Epiphone Casino. Epiphone Casino? Casino per fare il 59. Del 50 con due P90 Humbucker con scalatura 0.10. Sta carino. Sì, sì. C'hai poi, i tasti scavati tipo Malmsteen. Non è del 500, è un Epiphone Casino classico. Insomma, poi del TRS però è gonfiare. È buona. È buona, è figa. Suona? Figa, molto feedback, ci piace. Poi è una catena effetti che non finisce più. Deve iniziare a... analogico. È tutto analogico. Tutto analogico. È abbastanza dura come quanti soldi hai? Voglio solo sapere quanti soldi hai speso. Molti, ma cioè molti, non troppi. Soldi spesi. Allora dimmi quelli che usi di più, vai. Vabbè, c'è un mini Pog che okay, è pauroso, che è noctale. Mi sembra pure di averlo sentito magari qua dentro. Assolutamente guarda. Sì. Non ne sono proprio sicuro che ho sentito poco. Il mini Pog è quello della plastica. No, è il mini Ping Pong. No, quello è il mini Pony. Poi vabbè, il TS9 Overdrive, Ibanez, affiancato al Big Muff, che è rinominato Big Milf sulla mia vita. Big Milf? Sì, sta proprio scritto Big Milf perché è con lo scotch. Electro Harmonix, okay, che sono una garanzia, ma facciamo l'endorse rank. Ciao Electro Harmonix. Se volete fare l'endorsement per loro. C'è anche un booster LPB1 Electro Harmonix. Della Boss non è niente. Ragazzi, non... della Boss c'ha un chorus di merda. Vaffanculo, vaffanculo, Boss, non mi piaci. Però. Ma per caso, aspetta, non dire. Per caso usi un delay? È un di lui? Ah, questa è la classica. Cioè, c'è un delay Marshall Ecohead preso usato all'inizio. Vabbè, ah, quello argentato. Sì, quello argentato. Oh. In 3 anni lo. I soldi non sono. Cioè, sono stati. Non tutti comprati. Tutti un blocco. Volta. Molti erano usati, molti me l'hanno prestati, molti per capire il suono, ma no, perché. Cioè, non è che tu ti compri i pedali. A cazzo, tu lo sai. Certo, no? È ovvio. Cioè, io lo provi. Tu lo provi. Se e poi, piace, poi piano piano cerchi il suono dove vai la band, dove vai tu. Beh, poi, la roba ce l'ha Giuseppe. Poi ci sono pure quelle cose che compri perché le vedi e dici: no, lei va, la voglio. Poi dopo non la usi, però la vuoi. Tipo, come no. Tipo che vedi la DS1 della Boss, sì. E dici: ah, wow, DS1 della Boss sarà una distorsione. Sarà una distorsione potentissima. Solo perché, oddio, mi stanno ammazzando sono la chitarra! La chitarra ha la febbre. Esattamente. Non posso andare alla febbre. La PS1 della Sony. No, a livello di backline siamo un watt. Poi c'è un Fender. Ah, quindi hai. Ah, tu giusto. L'amplificatore. Amplio. Cioè fai combo o casa testata? Combo tutta la vita. Combo anche per questioni. Cioè, facilità di trasporto. Di trasporto. Insomma. No, perché poi nelle impianti non è che trovano sempre impianti che puoi mettere la testata. Che ampli c'hai? C'è un Fender 40 watt Blues Deluxe. Ah, il Blues Deluxe, no. Che è caldo, fa paura. Fa paura, cioè mi piace un quello, sacco. Però sto suonando sugli ampli. È semivalvolare? È valvolare totalmente. Valvolare totalmente? Tre valvole fa paura. Scoppa. Oh, quindi 40 watt bassi e t'avanza. Ah sì, infatti sto sempre a 2. Infatti non mi coglione. Ma facci la caterva di synth di effettistica che allora, live sono con una Nord Electro 3. Che poi c'ha tutti i suoni. Sarebbe quella russa. Sì, sì. Okay. Sembra il nome di una lavastoviglie. Electrolux. Con suoni comunque scaricati dalla sample, dalla libreria, beh, poi modulati, effettati e roba varia. Cazzi tuoi. Pure perché con quella la fai, cioè. Sì, fai il Moog, sì. Già il virus dentro. No, ma fa un po' di tutto. No, quello è vero. Poi c'ha il microcorg.
Quello da due ottave. Sì, ma mini però. Tre microcorghi così, tre ottave. Ah, tre. Sì, è che fa pure parecchie cose, cioè molto versatile. Beh, tipo te lo fai il caffè. Se glielo chiedi il rumore, sì. Se glielo, quello volevo dire. Se glielo chiedi, puoi mappare il rumore del caffè con le note. E pure là poi non esce. Ti diverti a fare su una roba. Voi dovete fare una canzone con Lo smart. E poi una Noise Station per fare i bassi. Che fa solo bassi. Solo bassi. Che ti piazza le basse. Tipo fare frequenze basse. Te la suoni a tre dita. Qualità prezzo e figa. Però è una bomba. È una bomba. Nell'ampli del basso. Poi va grande, ma andiamo e poi c'è pure un flat case fatto su misura dove ci sono queste tre synth tutti insieme. Ah, ok. Sport tutti insieme perché sia sempre logistica. Io non ho citato l'MXR. Ciao MXR. C'ho un Face 99 che è una bomba. Grazie, ti ho usato tanto. Sì, ce l'ho, lo uso moltissimo. Perfetto. Andrea, tu che pedali usi? Uso il pedale della cassa, quello del Charleston. Guarda, c'è roba tranquilla. Normale. Che batteria tieni tu? Aspetta, no, tu tieni c'ho una tambura e una Gretsch. Non tenivi la lì, la Ludwig una volta. Ah, sì, era buona. Ancora no. Ancora no, la compreremo presto. Mi ricordavo la Ludwig, no? No, lo so, no, un paio di volte c'è un suono fantastico. Ma poi, ma in verità. Però c'è una Gretsch che è fighissima. Vabbè. Quando ci senti, quando suoniamo live, non stiamo mai con tutta la roba. Tu c'hai quella là, c'hai il rullante sottile, il 16. No, c'ho il rullantone pieno. Metallico. Ok. Però è fatto. E questo qua qual è? Però tutto sordinato. Cioè, questo rullante praticamente c'ha un sound. Non ha l'armonico, non ha. No, è fighissimo perché l'ho riempito di sordine. Cioè, è un sound mio. È uno stop, è uno stoppato. È una figata, è quella l'hai suonato qua dentro. L'hai suonato qua? No, qua ho suonato un Chad Smith di Emilio con la pelle rinforzata al centro, infatti non scoppa come dovrebbe. Ho suonato il batterista di Dolci di infatti preferisco il mio Snare. Ah, lasciami stare! La dama è buona. Ah, batteria Snare. Dama, sì. La dama, adesso ci sta la dama. Però... chi la dama, chi la odia. Sì, il mitico Carlo. Tu che piatti... Io sono più interessato a quelli che hai usato qua, perché sono poi dopo me lo devo sentire. Quindi... Sono ancora quelli, sono degli Istanbul estremamente brillanti, sono Mehmet Samadia Sikis. Vabbè, Istanbul sono... Sono fighi, ho di qualità prezzo. C'è pure Luigi, quindi cioè, sono veramente migliori. Sono bei piatti, sono molto brillanti, cioè ci stanno. Cioè, ma ora sto settando tutto, cioè sto facendo varie spese... calibrato, ho preso un pad da Lesis. Ah, vuoi tenerti il pad? Voglio fare queste storie strane, un sacco di elementi. Io sono solo con un tom, cioè solo col timpano. Spendi 30 euro e comprati uno splash. Ce l'ho. Allora comprati uno splash China. E devo comprare. Che bellino, lo sono visto da poco, è bellissimo. Devo comprare un sacco di fatti. Non mi fomentate. Acquistate l'album su Music Crazy. Sempre nei piatti. Anche voi, ma io non è che fate finti tutti. No, io. Tu chi sei? Io non pago affitto. Allora, io voglio wifi. Voglio una figa bianca. E le fighe bianche. Allora, al riguardo del CD, cioè di questo del fatto che siamo regalati, l'altro lo prendete, okay. Dai. Allora, al riguardo del CD, hai una bellissima camicia oggi. Grazie. Veramente stupenda. Cioè, questo è l'endorser di Vintage, questo cannone. Grazie, cara. In ogni caso, oggi abbiamo appena letto un messaggio, cioè un post su Facebook di Johnny Dal Basso che dice: ah, io odio chi dice caro e ciao Johnny. Sei carissimo. Carissimo Johnny. Allora, no, ha ragione dire, però. Perché... ciao Johnny. Guarda, ciao Johnny. Perché lui ha ragione, nel senso. Oh, boh, questo è un altro discorso che adesso sto inserendo in prima. Ma fai quello come cazzo di però fare. È vero, qua. Cioè, ti. Ma lo butti a terra. Sta vedendo come. Devi stare molto caldo. Guarda che sono io che butto i muri a terra. I pugni nelle mani. I pugni nelle mani. Dicevi. Comunque, sì, sai, no, in questo ambiente ti trovi a dire sempre caro a tutti. E non si dice mai questo, mi fa schifo il tuo progetto. No, a parte quello, invece, cioè, sei sempre così accondiscendente. Niente, è l'ossigeno che manca. Oh, il cervello è puro capire, forse è quello. E comunque sei sempre così affabile con tutti. E quindi... è positivo perché fai un sacco di contatti. Però a un certo punto, quando uno rompe il cazzo, io mamma mi hai rotto il cazzo. E questo Johnny diceva: bravo Johnny! Ciao Johnny! E poi aspettiamo, dovrebbe venire. Dovrebbe prossimo. Venire, che bella parola. Sì, speriamo per lui. È vicidiale, dovrebbe venire la seconda volta qui da noi.
per presentare l'album nuovo, quindi noi ti aspettiamo. Tra l'altro abbiamo sentito il singolo micidiale e fa pariamo. Che micidiale? Che micidiale? Hai visto il video che abbiamo i cicchetti? Sarà pure Antunes Mask nel video. Ciao Antunes Mask, questa gente strana. Antunes Mask. Lui dove smettiamolo. Quando verrà lo scoprirete che è un pazzo. Anna verrà. Nel frattempo noi ci sentiamo. Da noi è rimasta Limiti Instabili, giusto? Della sì, vabbè, dell'EP se volete passare. Caso no, ci sentiamo prima un pezzo di a quanto di siamo? Perché sì. Siamo a pareggio. Tra l'altro, tra l'altro sì, siamo a pareggio. Tipo. Abbiamo superato pure. Allora facciamo così. Noi mandiamo adesso un pezzo degli Exploders, torniamo con l'ultimo blocco della puntata e poi ci sentiamo, se vogliamo, l'ultimo pezzo dell'EP dei ragazzi e ci salutiamo. Nell'ultimo blocco dovete essere preparati, adesso ci dovete dire le date, i contatti, mi raccomando, studiate. Saluto a Gabriele che la settimana scorsa ha dormito a casa, che si è fatto sono mangiato un fritto con le salsicce alle 4 del mattino. Bellissimo, buonissimo. Alla grande. Alla poi l'abbiamo portato a fare un giro turistico nel nostro paese e ha conosciuto tutti i soggetti del paese. Che sarebbe Candida. Con una cedrata e un calippo. Quindi insomma ce ne stanno parecchi da presentare. Agostino, è stato anche un altro riso. Agostino Scalzullo ci chiede: chiederei del sound designer ai VAT. Esatto, sei in diretta perché non ho capito. Ci ha mandato un messaggio. Ma grande Agostino, ciao! Sei tornato, fratello? È ritornato, tornato da Marte. Lui da Marte. Agostino è un alieno. Marino è nomade e stiamo provando, cioè, se, ad inserirlo come sound designer per alcuni fatti, vediamo un po'. È un grande, cioè a gusto, ci piace perché a gusto si ha detto io ignorerei Giuseppe al riguardo. Come il rullante, tu cosa ne pensi? Il rullante a Giuseppe. Agostino, che mito. Non sapevamo, Agostino sei uno stronzo. Okay. Non lo sapevamo, ma te lo vogliamo dire lo stesso. Non sapevamo che stavamo in diretta. Sei uno stronzo, perfetto. Non sapevamo che stavamo in diretta, non sapevo di essere incinta. Okay. Usa il mouse, per favore, grazie. Okay. Okay. Ci sentiamo, spara la grossa. Ma grande Exploder che... Salutiamo Gabriele, salutiamo Daniele e gli diciamo di andare a fanculo. Grazie. Ubriacone di merda. Maschere, felicità se lo vuoi.
salutiamo quel ricchione di Gabriele. Dove ciao, forte! Saluta Andoni. Ciao, Frocio. Saluta Andoni. Ciao, Gabriele. Ciao, bello. Buonasera. Questa è la giornata. Ci fumiamo una canna. Andiamo all'Iper. Allora fai uguale. E questa è la giornata. Con gli amici. Faccio una canna. Allora, Andoni. È nervoso. Sto nervoso, però lo sec che ci devo andare perché purtroppo devo comprare l'album dei calciatori. Calciatori Panini, la Champions. La Champions League. Abbiamo qui il contributo video di saluto Antonio. Oh, Aspetta. Ma che sei un drogato? Ecco. Ma lui lo fa i tempi. Ma c'è la polizia che prende i drogati. Io ho un bacio di 18. Io ho un bacio di 18. Hai fatto l'aperitivo? Stiamo degenerando. La puntata è andata male. È andata puttana. Puttana e froci. Sotto il porticato di Teramo. Questo è un zingari. La parte strana dell'internet. Intrastenimento. Che facile, bellissimo. Ragazzi, date. Beh, infatti, vai. Cacciami il calendario. Oggi è il 13-4. Oggi è il 13 del giovedì. Ieri siamo stati allo Scognizzo. La settimana è stata abbastanza piena e sarà ancora molto più piena per il fine settimana. E settimana prossima ancora di più. Domani è venerdì santo e ci prendiamo un paio di campari e gin, facciamo aperitivo i nostri pesi come ho fatto oggi pomeriggio. Andiamo a ascoltare i Botanici con Zerino. Bravo, domani sera a Dissonanza, siamo lì a Dissonanza in veste di ascoltatori. Con Zerella e i Botanici. Sarà mese prossimo a Indifferenti. Grande, domenica siamo al Posh. Perché non ha il cazzo. No, perché l'ha perso. Perché grande, la prima volta Giro. È venuto da noi la prima volta. È contrario. Mo l'ha perso. Sì, ha perso il cazzo. È caduto. È stato virato. Da quando si è comprato la Nintendo. I veri uomini hanno la PlayStation. Oh, cazzo. La 3. La 3. La 2. Ma anche la 2, sì, la 1. Io c'ho la PlayStation. Invece quelli che c'hanno la Xbox sono strani sessuati. Tu c'hai l'Xbox? No, non più. Ce l'abbiamo. I fratelli ti ha detto no, ma infatti per essere da regalato non voluto. Un po' di giustificazione, dai. Ma giù, praticamente domenica siamo al Posh e suoniamo al Posh per Posh che si trova? Ad Avellino. Bello locale, molto in. È fatto bene. Vi invitiamo a venire perché è un bel posto. Sta. Non so la strada. Perché via Capozzi. Ma no, la via più o meno la zona. Vicino allo stadio. Quella discesa è un locale. Ah, quindi il Black House. Sotto il Black House, bravo. Lunedì andiamo a farci pasquetta ad Ariano 17 in un evento. Tra l'altro siamo con Zerilla. Però porta il vino, Zerilla. Lui è un esperto di vino. È un sommelier. Non so che cazzo è, però è un briacone. Si dice quelli che ci piace il vino. Pure a noi piace il vino, quindi siamo insieme a noi e pariamo, ci divertiamo. Poi siamo, vai you. Il 19, diretta streaming su Music Razer. Facciamo una diretta da casa nostra, dal punto di vista.it, il nostro sopanzarda. Facciamo una diretta e vi inviteremo a partecipare anche a voi, magari. Wow, vai you. Se che ci giorno è? Là. Il 19 è mercoledì. Ok, lo facciamo alle 20. Mercoledì 19, mercoledì 19. Mi dispiace, ho la febbre. Mercoledì 19 alle 20 diretta, sì. Ah, ma devi stare anche su, cioè non è devi venire. Non hai capito, c'ho la febbre su Instagram. Apro il telefono, scarico. C'ho un virus. Il 20 va you. Andiamo a fare il premio di Andrea per la Different al Caffè Street 45. È praticamente questa etichetta a Different ci ha sentiti proprio al Caffè Street perché stiamo facendo un altro fatto e andiamo a suonare l'astro. Prima di andare, tra l'altro siamo insieme ai delegati, insieme ai ragazzi, il 20. Il 21 è il concerto dei Baustel, la sera andiamo a fare. Il 22, vat, più sulla, più altri fatti. Siamo qui, siamo insieme sulla Ventre Bianca,
sulla figa bianca. Sulla figa, figa bianca, figa con la K. Un sacco di fatti belli. Destini intestini, ci stanno i destini intestini. I destini intestini li vedo da una vita. Terza intervista. Come stanno i ragazzi? Non lo so, mo ci parliamo. Salutateci lì. Ci parliamo il 22. Ha detto Domenico. Domenico vaffanculo. Domenico vaffanculo. Trovate Alessandro e dite Domenico vaffanculo. Ti dice Domenico vaffanculo. Lo diremo. Glielo diremo. Siamo così con il grande Alfonso e i ragazzi di Big Bang Muffin, la sopportantissima e i Safe and Sound, che stavo, ok, che c'è questo è un evento di Periferica Connection insieme a Jam Room al Mambo Rambo, lunghetta come cosa, bravo, bel fatto, bel fatto. Ancora? Vuoi sapere? No, se ce ne hai altre, se no sì, 24 vai, vabbè, per tutte le informazioni collegatevi alla bravo, pagina, è abbastanza lungo, quindi ricordiamo i contatti, queste sono le ultime date prima di chiuderci il studio. Quindi raga, venite, se così ci parliamo prima che diventiamo famosi. Okay, dai, ci fate fare le big views su YouTube. Allora dovete fare subito un live a cappella. Bravo, quelle cose. Io ho pago affitto. Non ho pago affitto. Io ho pago affitto. Ma tu sei venuto con la barca. Che non sto scherzando palesemente. No, perché è già successo Radio Bello. In realtà ci credo, sei famoso. Sì. Urban Strangers. Ah, grande, perché hanno fatto Rick Sutter, grande. Sono diventati famosi e poi adesso è il suo. Quindi hanno fatto fare i big views, big money, 200 euro su YouTube, 70 euro in 6 mesi. E così si spiega la sede nuova di Italiana. 70 euro, due cani. Si deve chiamare Urban Strangers. 200 euro al mese. C'è la municipale. La municipale, che avevo una macchina bella da Dio. La Lanza. Sì, quella. Ciao Andrea Longi, chiamiamo. Sei un tossico. Morirai presto. Ti vogliamo meglio, Pepe, ti vogliamo bene. Ragazzi, noi siamo giunti. Olè, alla fine andiamo a mangiarci una figa, ragazzi, di pizza. Ricordiamo pizza. Dove è possibile acquistare l'album e alla modica cifra di... Ok, ragazzi, vi spiego questo fatto. Siamo su Music Razer per altri 30 giorni circa, 35 giorni circa, dove è possibile non solo, attenzione, tipo non solo acquistare l'album, ma acquistare due album, bensì entrare nel fottuto booklet dei vat dell'album nuovo, EP, demo, EP, ci sarà l'album, il booklet e con il vostro stronzo di nome, se volete, con il vostro bel nome, come hanno fatto tantissimi altri famosi, però. Sì, tra l'altro anche ti dico sto una fatto. Una volta che Tiziano Ferro si è fatto incidere il nome. incidere tipo il nome Tiziano Ferro. Sul ferro. Tiziano. Vai fuori, non posso uscire io, ti prego. Peppe è con me. Peppe da Torino è un matto. Ci mancava. Tra l'altro no, su Sui Music Crazy, oltre alla possibilità di acquistare l'album, vedi, è la cosa grafica. No, la possibilità di acquistare la maglietta, c'è la esatto. Ci vuole il sito sulla mente. Dov'è il plastico di Bruno Vespa? Si può acquistare anche la bottiglia di vino. Alberto Bertoli ha preso la bottiglia di vino, grande Bertoli, bellissimo, ha preso la bottiglia di vino, In ogni caso, se uno volesse comprare solo Reazioni, no, non mi ricordavo il nome, Reazioni. No, Reazioni, questo è l'EP. Reazioni noi ce l'abbiamo, sono le ultime forse 20 copie. Quindi fate live, live, sono nel live su Spotify, ma presto verrà rimpiazzato dall'album. Quindi raga, se volete avere una traccia di l'altro acquistate, insomma, venite live, accattatevi Reazioni, accattatevi. Anche perché noi facciamo sempre questa campagna, andate live, andate ad ascoltare i gruppi live, ma e no, comprate sempre gli album. Offerta, super offerta per gli ultimi 20 live, quale cazzo, gli ultimi 12 live che abbiamo, di cui anche 3 liguri. Offerta, regaliamo le pie Reazioni a patto che fate una pompa, chi? No, che perché... acquistiate l'album, cioè in prevendita, l'album che esce prima della produzione su Music Razer. Su Music Razer, sulla nostra pagina Music Razer. Cercate Vat e ci trovate. Aspettatevi. Buttate le mani, anche perché poi
cioè dopo non sappiamo quando ne stampiamo. Non sappiamo nemmeno se siamo ancora vivi. Esatto, se dopo l'album, cioè perché guarda, c'è tutto davanti, sta demo e P. Ci sarà l'album e poi che facciamo? O andiamo a finire di sotto oppure ve ne so. Oppure Martino, nel vabbè, frattempo però abbiamo fatto... si dice anche a cena con i Vatti una serata da urlo. Grande Ago! Ago, lui ha perso il telefono questo nostro amico e fatti sentire, insomma, cioè sentiamoci in qualche modo. So che mi hai scritto su Facebook, ma stavamo in diretta, quindi Agostino, ti salutiamo. Anche Martino De Bernardo ci scrive: "Vai, vai!" No, no, questo ciao ragazzi. Si pronuncia così: "Vai, va!" No, vai, tante A. Tante A. Si pronuncia così: "Vai, va!" Questa qua è un intercalare che usiamo per gasarci, che è inventata proprio da Martina, che è la tipa che ha tagliato queste cose a mano, minuziose, brava, è brava con le mani. Tieni una pazienza, sorella mia. A sopportarli, una pazienza. Lei tra l'altro ha aperto pure una pagina Facebook, si chiama Maila, dove fa roba handmade, quindi è il suo lavoro, quindi fare le cose. Oh, ma bene. Infatti vai va bene, secondo me da quando le ha chiesto di fare altri 100 di queste cose. Ma vai, vaffanculo. Ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi invitiamo a ritornare, ma anche no. Però se volete tornare, dovete tornare a sede nuova con l'album nuovo. Con l'album doppio album, l'album triplo, con la figa bianca. Vieni senza figa bianca, Andrese, vieni senza figa bianca. Scoppiamo la pagina, lasciamolo. Basta. Ok, 130, vai. Si vola. Si vola. Detto questo, la puntata di oggi andrà in replica domani su www.radiobaiano.it alle ore 13. E il podcast verrà caricato in giornata sul nostro canale YouTube, così potete ascoltarlo quando cazzo vi pare, dove vi pare, potete anche scaricarvelo se avete YouTube Catcher, vid to mp3, sai, ste cazzate qui, keep vid, bravissimo, video grabbi, cioè. Basta, anche video grabbi, e bravo. Niente, noi salutiamo i vat, ci diamo appuntamento la settimana prossima. Francesca, che abbiamo settimana prossima? Cazzo, non si ricorda, io. Settimana prossima non ci saremo, perché Francesca è la mia segretaria, scusa. Abbiamo i drop, siamo suonati insieme al Fred. Ciao, siamo suonati insieme tutti quanti, ma porco cazzo. Siamo delle troie. Detto questo, a settimana prossima, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Bello. Cari ascoltatori, vi dico solo questo: che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita. Anni che passano, anni che vengono. E i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte. Solo 4 brutti ceppi sulla nave di merda. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca!